Parliamo di quanto accade stasera. Il primo match in programma è quello tra i pesi medio-massimi. Camunga è uno zairese che risiede in Italia, dovrebbe essere già pronto, infatti a bordo ring è Camunga già pronto. Camunga, eccolo inquadrato, affronta un avversario molto impegnativo, Giovannini, Nestor Ippolito Tito Giovannini è un pugile argentino, salirà tra poco sul ring. Ecco, il pugile che vedete ora inquadrato è Alessandro Duran. C'è stato un problema, sono cose che succedono quando si è in diretta. Duran avrebbe dovuto aprire la nostra serata in diretta contro, dicevo prima, l'inglese Clotey. All'improvviso qui Clotey è scomparso, probabilmente ha avuto qualche problema, si è fermato in albergo, e allora vanno subito sul ring Giovannini, come dicevamo prima, eccolo, Nestor Giovannini e Mabobo Camunga. Quindi cominciamo la nostra serata con un match tra pugili medio-massimi. Dobbiamo dire che Camunga è un ragazzo che risiede in Italia, un ragazzo molto interessante che risiede in Italia dal 1981, è passato professionista in Italia, è sposato, ha un bambino, vive a Chiaravalle, cioè nella stessa cittadina in cui vive Patrizio Calambai, campione mondiale dei pesi medi. Eccolo inquadrato, Camunga, Mabobo, lo chiamano Joe Louis gli amici perché ricorda un po' come figura il grande, il mitico, il leggendario campione mondiale dei massimi, Joe Louis. È nato a Kinshasa, ha 30 anni, come dicevo, ha un buon record nel senso che ha incontrato pugili di buon valore. È un ragazzo dotato di buon temperamento. Vedete ora Giovannini, avete visto Giovannini, parliamo del pugile argentino. Al suo angolo ci sono altri due argentini. C'è intanto il suo allenatore Menno, José Menno, che è una vecchia conoscenza degli sportivi di pugilato. Menno ha combattuto in Italia, è stato pugile, ha combattuto in Italia, ricordiamo, contro Rinaldi, contro Del Papa e contro Saraudi, e fu l'accompagnatore di Monzon nei famosi match per noi, in cui Monzon batté Benvenuti. Vedete Giovannini già pronto. Giovannini in Italia ha già combattuto due volte, a Spoleto ha battuto Cruciani per KO la prima ripresa, conquistando così il titolo di campione internazionale WBC la seconda volta in settembre, quando a Scheggia ha battuto ai punti sempre per il campionato internazionale WBC Beia. Il match è previsto sulla distanza delle 8 riprese. Giovannini, Argentina, contro lo zairese Camunga. Pugile dotato di notevole potenza. Stilisticamente ben dotato Camunga, quindi dovremmo assistere ad un ottimo match. E Giovannini che sembra voler prendere l'iniziativa. Una buona risposta ora da parte di Camunga.
sta lavorando al corpo. Giovannini ha messo alle corde Camunga, che vedete lega con molta furbizia. L'incontro è diretto dall'arbitro Leus di Milano. Spesso da lontano Giovannini, e Camunga riesce talvolta anche a mandarla a vuoto. Finita la prima ripresa che ha visto